Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi continuiamo con le nostre lezioni a tema storia romana e parliamo della dinastia degli Antonini. Prima però lasciatemi un mi piace e iscrivetevi al canale. Quando parliamo degli Antonini, parliamo di Antonino Pio, di Marco Aurelio e di Commodo. Antonino Pio dà proprio il nome agli Antonini e noi lo abbiamo già menzionato nell'ultima lezione dedicata proprio al principato adottivo che vi lascio qui sopra. La dinastia degli Antonini inizia nel 138 d.C., quando sale al trono l'imperatore Antonino Pio, da qui appunto gli Antonini. Antonino Pio era originario della Gallia e la sua politica voleva portare la pace e la stabilità all'impero. Ma come mai lo chiamiamo Pio? Perché lui riprende i valori tradizionali e attua proprio una politica di pace. Inoltre, fa divinizzare il padre adottivo Adriano. Vi ricordate che abbiamo parlato nell'ultima lezione di storia romana proprio del principato adottivo? Inoltre, Antonino Pio stabilisce la presunzione di innocenza in tribunale. Noi siamo innocenti fino a prova contraria. Sarà poi il processo eventualmente che ci condannerà. Questo è dovuto proprio ad Antonino Pio. Abbiamo parlato del vallo di Adriano nella scorsa lezione, il padre adottivo di Antonino, che serviva proprio a rafforzare la Britannia. Ave, cognome, nome, impiego e luogo di residenza. Ma certamente. Siamo mercanti britanni e siamo in viaggio d'affari. Buonasera. No, 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 buonasera. Questi sono romani. Buonasera. Ebbene, vicino al vallo di Adriano, lo vedete lì, c'è il vallo di Antonino. Questo vallo è un po' più piccolo ed è anche meno efficace rispetto a quello di Adriano, ma come vedete segue le impronte del padre. La fortificazione era composta da blocchi di terra, detti cespites. L'altezza della struttura era quasi di 3 metri all'incirca, alla quale doveva aggiungersi un parapetto in tronchi di legno, alto 1,5 metri circa. A nord del vallo vi era un fossato largo in media 12 metri. Vi era internamente, come per il vallo di Adriano, una via militaris che serviva ai legionari per spostarsi più rapidamente. Nel 161 sale poi al potere Marco Aurelio, che governa a fianco del fratello adottivo Lucio Vero. Marco Aurelio è un imperatore filosofo, è conosciuto perché è un grande amante della filosofia stoica, filosofia molto presente nella società romana, no? Anche per esempio in Seneca. Di Marco Aurelio importanti sono sicuramente i colloqui. Lui scrive 12 libri che ripercorrono 12 anni della sua vita: la morte, la vita, la fama, l'infamia, il dolore, il piacere, la ricchezza, la povertà. Tutto ciò tocca ugualmente, secondo Marco Aurelio, a buoni e cattivi, non essendo queste cose né belle né brutte, e dunque neppure beni o mali. Io vi consiglio di leggere i colloqui, di solito li do ai miei studenti, do dei pensieri, degli aforismi tratti proprio dai colloqui in modo tale che siano da commentare e capirete quanto sono attinenti alla nostra vita anche oggi, di tutti i giorni. Tuttavia, l'impero di Marco Aurelio è un impero in crisi, nel senso che abbiamo un'invasione dei parti in Siria, i parti di cui parliamo spesso in tutte le lezioni perché erano effettivamente una popolazione molto forte, combattiva, che metteva sempre in difficoltà e si scontrava con l'impero romano. L'invasione dei parti in Siria viene poi respinta da Lucio Vero, però segue una pestilenza. Altre invasioni, i Croati e i Marcomanni, che sono delle popolazioni germaniche che arrivano fino, pensate, ad Aquileia, quindi qui in Friuli Venezia Giulia ad oggi. 25 anni di peste.
La peste Antonina spopola intere province. Siamo tra il 165 e il 180 d.C., 25 anni di peste che portano peraltro anche alla morte dello stesso Marco Aurelio nel 180. Quindi vedete voi quanto la peste fosse un problema e continua ad esserlo anche in tutto il Medioevo. L'ultimo imperatore della dinastia degli Antonini è Commodo, che governa circa 12 anni, dal 180 al 192 d.C. Lui però è figlio di Marco Aurelio, non è più un imperatore adottivo, quindi con Commodo si torna alla successione dinastica. Commodo, le tue mancanze come figlio sono il mio fallimento come padre. Sì, si torna alla successione dinastica e infatti Commodo è un incompetente. È un incompetente, però condivide il patrimonio genetico del papà Marco Aurelio. Abusa del suo potere, si fa chiamare Ercole Romano, si dedica al lusso, al piacere. Vieni, vieni qui, bella Sabina. Vieni, vieni qui. Che gli dei ci aiutino. Costui promette di superare le scelleratezze di Caligola. E io dico basta. E quindi anche lui è scomodo e viene eliminato, perché, come avete visto, durante l'impero romano, quando si è scomodi, un po' troppo, diciamo, eclettici, alla stregua di Nerone, di Caligola e anche di Domiziano, si viene eliminati ed è la stessa sorte di Commodo dell'Ercole Romano, e anche lui subisce la famosa damnatio memoriae, quindi viene cancellato dalla storia. Come avrete visto, il periodo della dinastia degli Antonini è comunque un periodo di fatto illuminato. È un impero umanistico quello degli Antonini, in particolare Marco Aurelio promuove il benessere della comunità, ma anche Antonino Pio. C'è un accordo tra gli imperatori e il Senato e anche una sorta di idea di bene comune, anche probabilmente influenzato dalla filosofia stoica. La romanizzazione ormai si è ben consolidata, è importante, no? Questo passaggio che è emerso, l'abbiamo visto anche nei Flavi, no? Con la dinastia dei Flavi e la integrazione, no? Delle province romane, quindi la romanizzazione dell'impero. Spero che questa lezione vi sia piaciuta, vi lascio alla prossima video lezione.